Lui ci ha messo 3 stagioni e 79 episodi per raggiungere il suo scopo. Tu riuscirai a sopravvivere il tempo necessario, che non è tanto quanto quello della serie TV, a raggiungere un livello di reputazione e pace interiore sufficienti per vincere? Questo è l'obiettivo di Lone Wolf and Cub Game, che si può tradurre con lupo solitario e il cucciolo. Gioco di Matthew Costello, edito da Mayfair Game nel 1989. Liberamente ispirato al famosissimo manga di Kazuko Koike, tu sei Ronin Hitogami e insieme a tuo figlio Daigoro girovagate per una regione orientale dell'isola di Honshu in cerca di vendetta. Riuscirai nella tua impresa? Vediamo i componenti e una panoramica di gioco. Eccoci qua con Lone Wolf and Cub Game, ovvero il gioco di Itogami. Vediamo i componenti. Il regolamento. Abbastanza basico. Il foglio per gli incontri casuali, chiamata la tabella del karma, con la parte per creare il personaggio, il libro dei 1000 sentieri, cioè un libro game con gli incontri, la mappa di gioco con le zone che possono essere esplorate dai Togami, carte che sono queste per gli incontri casuali e queste per i combattimenti. Queste rosse, quelle di Togami, che hanno le modalità di combattimento, e queste che sono per i vari incontri con i nemici. In modo casuale oppure indicato dal regolamento, si usa il mazzo con una di quelle lettere lì. E l'interno stesso della scatola, dove si registrano i punti di onore, vendetta e pace interiore, diciamo così, di Togami. La pedina, il lado, c'è una variante bianca di tutto quanto questo perché si può giocare in 2 giocatori, e vari segnalini di carta. Sì, perché chiamare segnalini di cartoncino è un eufemismo, cioè sono veramente leggeri leggeri, per tenere traccia delle varie cose che succedono durante la partita. Questo è il posto da cui parte Itogami e, girando per la mappa, muovendosi su queste lettere, va in cerca di vendetta e onore per suo figlio e pace interiore per se stesso. Alla fine di ogni turno si verifica la posizione di Itogami, in questo caso è sulla P di Plains. E quindi guardo sulla tabella del karma la colonna Planes, tiro un dado da 10 e o vengo indirizzato ad un numero specifico del libro game oppure pesco una carta di quelle casuali. In entrambi i casi risolvo quello che c'è scritto, vuoi sulla carta o vuoi sul paragrafo del libro game. Alcuni luoghi sono particolari e sono appunto indicati all'inizio del libro game. Quindi, quando arrivo in uno di questi luoghi, vado automaticamente a questo capitolo. Se devono essere fatti dei combattimenti, scegli una di queste modalità di combattimento, tipo questa, e a questa carta si abbina una di quelle pescate a caso dai mazzetti con le lettere. Quindi, in questo caso, si confronta 6 con 4. Chi fa più alto toglie un punto vita all'avversario. Il gioco procede in questo modo fino a che o Itogami perde tutta la vita e quindi muore, oppure riesce a soddisfare quelle che sono le sue sete di vendetta o di onore. Quindi, se riesce ad accumulare 3 di onore, 3 di vendetta e abbassare la pace interiore a 3, ha vinto. Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!